Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Al via la sesta edizione Bormina della Milanesiana dal 21 al 24 luglio, inaugurazione ieri della mostra Doppio Tricarico, curata da Elisabetta Sgarbi, 16 tele visibili fino al 15 settembre, dell'artista e cantautore Francesco Tricarico, che segue negli anni a Weiner Vaccari, ad Elchi Riccardo Mantovani, Luca Crocicchi. La Milanesiana valorizza i volti meno noti degli artisti, come Tricarico che scopre dentro di sé un pittore luminoso e esponenziale. Multiforme, nel senso che è da un lato un cantautore, ma è anche uno scrittore ed è al contempo un ottimo pittore. Un pittore forse di quelli meno vicini alla sensibilità di Vittorio, che ama la pittura che ha una forma. Lui invece è informale, più astratto. Sponsorizzare la Milanesiana, vorrei dire che è un onore. È un onore perché è una manifestazione direi di affetto al mio paese, una manifestazione che va a riconoscere la possibilità di lavorare tra pubblico e privato. Il mio augurio è che l'arte mi porti laddove io possa trovare la vita. A volte accade, però preferisco stare chiuso nei miei antri. Tra la pittura e la musica non c'è un grande legame, vanno parallelamente, sono complementari l'una all'altra. La pittura è più irrazionale, mentre la musica è più razionale nell'uso delle parole, nell'uso della musica, della matematica. Mentre la pittura è un modo molto più primitivo di trovare colori, forme, dove non ci sono forme, come si può vedere nelle opere. Le sue opere sono un inno alla gioia, dice l'assessore Paola Romerio Bonazzi, in cui perdersi nella ricerca di noi stessi. Sono onorata e orgogliosa di continuare il cammino con la Milanesiana, stimolante valore aggiunto per la nostra crescita culturale. Necessità di esprimere una propria condizione di malessere, potremmo dire, più che di infelicità, che si dissolve con la pittura. La pittura è una forma di liberazione da uno stato di malessere, che naturalmente vale per molti artisti che nel Novecento hanno rappresentato il loro dramma nella pittura, ma in quel momento, come Leopardi nei suoi versi, finivano di sentire il dramma e entravano nell'esaltazione della poesia. Possiamo dire che Tricarico merita di essere guardato con attenzione. In Piazza del Quercio infine la Lectio Magistralis sulla vita di Raffaello, artista assoluto nato nel 1483, forse il più grande, dice Sgarbi. Nel pomeriggio di oggi l'installazione nel giardino Quinto Alpini di una rosa disegnata da Franco Battiato e rivisitata da Marco Lodola, di 3,5 metri, luminosa, dono della Fondazione Cavallini Sgarbi al comune di Bormio. Ringrazio tutta la comunità e soprattutto Paola Romerio Bonazzi, che ha creduto che la Milanesiana potesse arrivare in questa comunità, ci ha creduto così fortemente che adesso qui è davvero cresciuta moltissimo e davvero una manifestazione molto molto grande.